Cosa che li spingeva a combattere? Che poi. Tanto diciamo che c'era alle spalle due fattori che per me sono vivi ancora adesso, insomma. Mio padre, io per mio padre era un uomo severo, molto, persino eccessivo, però lui l'idea mi continuava a dire il mondo è diviso in due categorie, i poveri e i ricchi. Poveri non si intende un mendicante, povero è anche chi lavora, chi vive del lavoro, e di là ci sono i ricchi. Sono due categorie che non andranno mai d'accordo, non possono perché i loro interessi sono contrastanti. Tu ricordati che sei povero e devi sempre stare coi poveri. Nel giusto e nello sbagliato, correggiti, però sei povero e resti e devi stare coi poveri. Non cambiare mai campo. Questo era, per me era un po' un Vangelo, era un po' un comandamento. Poi, non so, a completare questo mio pensiero, questa mia cultura, e ripeto Ascanio Magnano, ma non dimentichiamoci che ha dato i più bravi, resistenti, dei più antifascisti, i migliori della città sono passati attraverso Ascanio Magnano. Vogliamo citare Aglietto, sindaco della Liberazione, vogliamo citare Libero Briganti, martire, vogliamo citare Carlo Asquero, un martire che l'ho conosciuto come un fratello maggiore, vogliamo parlare di Lichene, vogliamo parlare di Macioccio, vogliamo parlare di Bonaguro, vogliamo parlare di Peluffo, cavolo, sono passati tutti alla Scarpa Magnana, morti tutti per la libertà, hanno dato la vita senza parlare, soffrendo le pene dell'inferno, li hanno torturati, li hanno massacrati. E queste cose lasciano il segno. Uno dice, ma insomma, se sono un uomo non posso venire meno a questi ideali. E poi magari si diventa anche un po', come ripeto, persino eccessivamente legati a questi principi, no? Che non si ammette più l'errore dell'altro, non si ammette più. Si è forgiati in questo modo, dipenderà anche dal carattere, non so. Io ho raggiunto quest'età, mi ritengo fortunato perché quante volte dico avrei dovuto morire a 17, ero contro il muro, ormai per me 18 anni, avevo compiuto appena 18 anni. Sono qui vuol dire che non era la mia ora. Poi ne ho passati altri momenti brutti, rischiando, ma sono ancora qui, perché ognuno di noi ha il suo destino. Ho visto morire tanta brava gente e ho visto morire anche tante canaglie, per dire. E quando uno non c'è più, che viene ricordato bene, è il premio migliore che un essere umano possa avere. Se se ne parla male, non è valsa la pena di viverla la vita.